fatto della provincia. Oggi sembra che non siate voi diretti protagonisti, in realtà lo sarete, vedremo perché. Questo è un incontro con la stampa, non è un vero e proprio seminario o convegno, per cui troverete i nostri interventi particolarmente sintetici. Ma ci sarà altro modo, è vero Preside, di approfondire anche su questo tema della legalità e di rincontrarci. Vi voglio dire un po' il percorso che abbiamo fatto per arrivare ad oggi, in pochissime parole. E purtroppo poi vi devo lasciare per andare, pensate, a consegnare il convitto Palmieri all'università per il restauro. Sarà una grande cittadella della cultura nel centro storico di Lecce, a cui sarete particolarmente, ecco, con particolare gioia invitati nel momento in cui si finiranno i lavori. Che cosa abbiamo fatto? Come sapete, negli anni 90 sono stati confiscati alla mafia una serie di beni. Poi questi beni sono stati destinati alle amministrazioni che ne hanno fatto richiesta e in particolare anche a Galatina è stato assegnato un bene, è stato assegnato un terreno. Questo terreno si apparteneva alla mafia, ad organizzazioni criminali. L'obiettivo del consegnarlo a un comune per finalità sociali è quello di far vedere come un immobile che ha costituito il frutto dei proventi di persone che hanno sfruttato altre persone, ovvero che si sono comportati in maniera illecita, bene, quel terreno, quel frutto di quei proventi diventa invece di utilità sociale, viene restituito alla città, viene restituito ai cittadini, viene restituito agli operatori per farne cose lecite e buone che servono ai cittadini, che servono alla città. Questo è l'obiettivo della consegna di un bene di questo tipo alla città. Ovviamente questo vuol dire anche che si possono svolgere attività economiche in maniera lecita, ma vuol dire anche, come in questo caso, che una cooperativa di giovani che lavora già in altre realtà e che è nata, si è formata proprio nella lotta contro le mafie, una cooperativa di giovani lo potrà gestire. Fondamentale questo fatto. Ci sono degli alberi d'ulivo, c'è l'identità anche della nostra terra in quei terreni, che era stata violata. Oggi invece quell'identità ritorna. Che cosa ha fatto la provincia? Accorgendosi che c'era la difficoltà, diciamo, di fruire materialmente di questi beni, ha fatto un'analisi, un accordo, insieme alla prefettura dove c'è il tavolo territoriale, io saluto la dottoressa Lupo, insieme a tutti i comuni coinvolti e perciò la presenza del sindaco Antonica, che poi è stato così parte dirigente insieme alla dottoressa Forte, all'assessore Forte, ed è il primo degli immobili di quell'accordo che viene proprio ad essere utilizzato in maniera più efficace in questo territorio salentino. Insieme all'associazione Libera abbiamo fatto un protocollo d'intesa in virtù del quale diciamo: attenzione, che la situazione non ci sfugga di mano, perché può sfuggire di mano in qualsiasi momento. E allora succede che un bene che è stato tolto alla mafia, confiscato alla mafia, venga vissuto come un bene che sta lì, comunque, fermo. E allora non esprime quel valore ideale che è sulla legalità per la legalità. I cittadini non percepiscono che c'è stata da parte di tanti magistrati la lotta contro la mafia e che si è tolto qualcosa alla mafia per restituirlo a loro stessi, ai cittadini. Perché lo possano percepire è necessario che ci sia questo coinvolgimento straordinario delle istituzioni. Quel protocollo d'intesa serve a quello, mettere al lavoro un'associazione come Libera, che lavora in tutto il territorio nazionale, che con l'autorità morale, ecco, di Don Ciotti, che si impegna costantemente su questi temi a livello nazionale, con l'autorità morale di Don Raffaele Bruno, che si impegna costantemente su questi temi da noi in trincea, ragazzi. Una chiesa di trincea, un parroco che incontra chi ha difficoltà, che vive le situazioni della difficoltà cercando di porre rimedio, ecco, con loro noi abbiamo fatto questo protocollo per restituire questi beni. La nostra gioia è stata trovare un'amministrazione sensibile come l'amministrazione di Galatina, un sindaco che si è messo subito all'opera. Non credete che non ci siano difficoltà, perché gli occhi delle organizzazioni criminali sono sempre puntate, rinunciano difficilmente a ciò che è stato loro. E però ci vuole coraggio, ci vuole grinta, ci vuole anche entusiasmo, perché ci vuole soprattutto la convinzione che stiamo sulla strada giusta, che la verità è dalla nostra,
La strada giusta è la nostra, di chi vuole agire con la sulla legalità e con la legalità. La strada giusta è di chi vuole esercitare attività economiche sapendo che quelle attività economiche possono produrre reddito e profitto lecito o addirittura possono essere utilizzate per fini sociali. Ecco, io questo credo che sia l'essenza dell'incontro di oggi e questa è la cosa alla quale puntiamo. La provincia, la prefettura, il comune, l'associazione libera, il commissario per i beni confiscati contro la mafia e voi. E voi. Voi che siete i testimoni e al contempo i protagonisti di questa battaglia. Si dice che ciò che non si conosce è come se non esistesse. Se voi oggi non foste qui, se non foste voi stessi conoscitori di quel bene, e allo stesso tempo portatori di una bandiera, che è la bandiera nella quale sta scritto che le cose si possono fare legalmente e lealmente per aiutare davvero i giovani a produrre, beh allora questa battaglia diciamo non avrebbe la stessa forza. Quindi io auguro a questo progetto di continuare a svolgersi così, ad avere successo, perché ci sono persone che ci credono, che lo portano avanti, senza paura, con il coraggio di fare il proprio dovere, non da eroe. Nessuno di noi è un eroe, ciascuno di noi fa il suo dovere, però fa, e a voi chiediamo allo stesso modo di fare innanzitutto una cosa, essere orgogliosi, avere questo orgoglio che a Galatina un bene si è spostato dalle organizzazioni criminali che trovavano le loro vittime nei cittadini, invece all'amministrazione, ad un'associazione, ad una cooperativa di giovani che invece di quel bene farà quella bandiera che abbiamo detto, che è una bandiera di pace, di serenità territoriale, ma al contempo è anche una bandiera di sviluppo. A voi ragazzi di testimoniare questo impegno, di portarlo avanti, di esserne orgogliosi e soprattutto di dire Galatina è contro il mafia.